Komatsu resta ora la possibilità di, prima di uno schienamento, di cercare di agire sulla parte indolenzita e quindi sulla schiena. Vediamo che è vistosamente fasciata la Bulnacano con questa divaricazione facendo fulcro col ginocchio, poi va in leva al braccio destro con relativo tiraggio del braccio destro, e vediamo che la Bulnacano sta tentando di mordere, e per un attimo c'era riuscito il polpaccio della Mika Komatsu, che ora è ventre a terra bloccata dalla Bulnacano, che annoda le articolazioni inferiori cercando di costringere la rivale al tappeto per spezzare il fiato e principalmente la mobilità. La grande difesa della Mika Komatsu è proprio data dalla grande rapidità di azione, dalla velocità sulle gambe. Ancora la Bulnacano colpisce la Komatsu, che tenta di raggiungere le corde ma è distante dalle corde, non era sufficientemente vicina per far interrompere l'azione della Bulnacano, che continua, vedete, a divaricare, ad annodare, a stringere e ad agire con svariate chiavi e leve sulle articolazioni inferiori della Mika Komatsu, che resta dolente al tappeto, bloccata dalla Bulnacano, che poi la colpisce con un poderoso calcione in pieno volto, rimandandola ancora una volta ad assaggiare il tatami. Lo sforzo è notevole, va in flessione ora la nostra Mika Komatsu, si rotola e riesce finalmente a raggiungere il bordo del ring, ma vedete che sono prontissime al di fuori del ring le compagne di squadra della Bulnacano, che cercano di danneggiare come possono, e riescono molto bene a fare questa loro azione, la rivale e quindi di conseguenza la Mika Komatsu, che ora è fuori dal ring. Mentre l'arbitro ha iniziato il conteggio per la Komatsu, sono sudatissime queste ragazze, quindi viene asciugato rapidamente dalle altre compagne di squadra, dalle ragazze di ring, il tappeto del quadrato di gara, in maniera da evitare pericolose scivolate. Ma vediamo che la Bulnacano ha riportato sul quadrato di gara la Komatsu, dopo aver fatto gioco di corde ha colpito con uno shirogeri, un calcio frontale, uno shirogeri, un calcio all'indietro, e guardate come abilmente in ponte va la Mika Komatsu e riesce ad evitare per una seconda volta il tentativo di schienamento, mettendosi poi di fianco. Molto provata la Komatsu, riesce bene ancora a riscattarsi, è quasi nullo il suo laccio californiano, guardate come si difende, l'agilità di cui vi parlavo è a vantaggio logicamente sul peso maggiore della Bulnacano, ma quando poi c'è una prova di forza, un sollevamento, ha la meglio la Bulnacano, che fa ancora gioco di corde, si arrampica molto bene per questa proiezione, ottima, applaudita, la Mika Komatsu ripete la stessa tecnica, ancora una proiezione all'indietro per la Mika Komatsu e la Bulnacano resta indolenzita al tappeto, si rialza a fatica, si prepara per un volo d'angelo che va a segno, e la Bulnacano la vediamo un attimo, forse per tutta la durata del match fino a questo momento è il primo momento che vediamo in difficoltà serie la nostra Bulnacano, ancora una schiacciata, tenta e riesce la Mika Komatsu a tener bloccata la Bulnacano al tappeto. Avete visto come, con quanta vigoria la Komatsu ha bloccato la Bulnacano ed è riuscita così a vincere questo primo splendido match, è vero Vittorio? Ci è sembrato un match molto acceso, dai colori non eccessivi iniziali, non molto prepotenti, non molto colorati, non lo so, molto vigorosi. Direi che questa fragile e bellissima farfalla con il suo volo etereo è riuscita a fermare il più pesante bruco che cercava appunto di vincere. Comunque ecco perché c'era la contea delle farfalle, come perché noi assieme a Tony Fusari e Tony Fusari abbiamo pensato appunto di dare un nome a queste stupende lottatrici, e nella nostra cultura italiana, noi che siamo così romantici, abbiamo pensato di dare il nome appunto di farfalle a queste stupende. Infatti è un'ottima idea. Sono sicura che entro un paio di giorni sarai ansioso di disegnare qualcosa.
Eh già.